compito, ruolo e anche prospettive naturalmente del CORE come Comitato Regionale per le Comunicazioni per il Piemonte. In un mondo che cambia, la comunicazione diventa anche sicuramente sempre più digitale, quali diventano le funzioni allora del CORE? Che cosa deve fare? Beh, in qualche modo stiamo proprio adeguandoci a questo nostro nuovo mondo nella comunicazione, quindi dalle televisioni locali, dalle televisioni nostre del territorio, ci stiamo anche interessando della grande prateria, spesso far west, del web. Per esempio abbiamo messo a punto una ricerca che ci fa capire, una ricerca i cui risultati stiamo elaborando con l'Università di Torino, e abbiamo visto che i nostri ragazzi stanno connessi per dalle 6 alle 8 ore al giorno con il mondo di internet. Se lei pensa che al di là della scuola un nostro ragazzo legge un paio di libri all'anno, lei capisce che cosa voglia dire. Allora, che cosa si può fare? Come è possibile valutare, naturalmente nel rispetto della libertà di informazione e di comunicazione, però cercare di evitare, diciamo, drammi su questo tema? Ma credo che l'unico dramma che si può evitare è quello di in qualche modo far capire che internet è uno strumento formidabile, un dono di Dio, per dirla con Papa Francesco, per l'approfondimento e per la ricerca, ma certamente non è la conoscenza. La conoscenza è quella terra di nessuno in cui ognuno di noi deve perdersi per trovare le cose che cerca. Quindi, e qui ci sono tre soggetti, ma il soggetto, quindi la scuola, i ragazzi e quindi la famiglia. Purtroppo il soggetto più delicato è ancora una volta la famiglia. Al tempo stesso, come diceva lei, si continua naturalmente a parlare di informazione locale e anche di televisione locale. Diminuiscono sempre i fondi a disposizione. Sempre i fondi a disposizione, ma soprattutto c'è un grande taglio. Io la chiamo quasi una moria delle testate, sia delle testate giornalistiche minori che di alcune testate televisive e radiofoniche, dovute a molti motivi, non ultimo la crisi economica che da anni ha investito il settore e le spese sopportate per il passaggio dall'analogico al digitale, che hanno messo in ginocchio parecchie aziende, e oramai le aziende che riescono a sopravvivere fanno una grande fatica. Cosa si può fare? Ma io credo che debba essere, da parte delle, proprio per garantire la pluralità dell'informazione, debba essere inventato un nuovo modo, e cioè un modo in cui le voci del territorio abbiano entrate certe per garantire quella pluralità a cui facevo riferimento, senza dover intanto aspettare anni per ricevere quello che gli spetta, ma soprattutto anche un modo nuovo di concepire e orchestrare la comunicazione del territorio, che io continuo a dire è un bene preziosissimo e probabilmente una ricchezza che soltanto pochi al mondo hanno.